Ecco, giusto per sgombrare il campo, fino a qui abbiamo detto che cosa tutela il diritto d'autore. Togliamoci quest'ultima leggenda metropolitana dalla testa, cioè il fatto che il diritto d'autore tuteli le idee. Questa slide la uso sempre per togliere questa leggenda metropolitana, perché a volte la sento, no, la sento dire, la sentite anche voi. Ah, quell'idea è mia e quindi ho il copyright. E in realtà no, perché non è l'idea astratta che genera diritto. È la creazione intellettuale, l'opera dell'ingegno di carattere creativo. Quindi l'idea deve essere, l'idea creativa deve essere almeno estrinsecata in una delle forme che abbiamo visto prima, cioè le 7 più 3, quindi le 10 forme previste dalla legge sul diritto d'autore, a meno che il solito discorso che abbiamo detto prima ci sia un incrocio, cioè il qualunque ne sia il modo, la forma di espressione, no? Anche se non sono queste 10, però se la mia creazione è l'incrocio di una di queste tre o di alcune di queste, scusate, di alcune di queste 10, allora comunque rientra nella tutela del diritto d'autore. Ma l'idea astratta, la semplice idea astratta, scusate, torno alla slide, eccola, non è tutelata dal diritto d'autore, perché il diritto d'autore copre le espressioni, cioè la forma espressiva di un'idea. Ok? Quindi come ho concretamente estrinsecato, espresso la mia idea creativa. Non è tutelato, come vedete, anche non sono tutelati i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Quindi in un manuale di matematica, no, se io compro, vado in una libreria, chiedo un manuale di matematica, mi dicono: ma quale vuole? Ce ne sono n.000, c'è quello per la scuola media, per la scuola superiore, per il liceo scientifico, per l'istituto tecnico e via dicendo, no? E questo perché? Perché in realtà il diritto d'autore c'è sul come gli autori di questi manuali hanno deciso di esprimere, spiegare e rappresentare in esercizi ed esempi i concetti matematici, ma i concetti matematici in sé non sono tutelati. Cioè, se io prendo un manuale di algebra per la terza media, è probabile che i concetti matematici siano gli stessi, identici, perché quella è la materia ed è uguale da secoli, da quando esiste. Però ogni manuale ha la scelta di argomenti diversa, l'introduzione, le parti testuali diverse, la grafica diversa, ok? E quello è il diritto d'autore, quindi non è l'idea astratta in sé, non è il concetto matematico, il procedimento, ma è come io ho espresso idee, procedimenti e concetti. Questa cosa la dice meglio il giurista Köhler, che divide in, vedete, forma esterna, forma interna. Köhler è un giurista tedesco dei primi Novecento, che aveva, diciamo, diviso in questi tre strati il diritto d'autore: forma esterna, forma interna e contenuto. E dice che la forma esterna è la forma in cui l'opera appare nella sua versione originaria, cioè l'insieme di parole e frasi nell'opera letteraria, oppure melodia, ritmo, armonia nell'opera musicale. Poi c'è la forma interna, che invece è la struttura espositiva dell'opera, cioè come viene organizzato il discorso, oppure la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, oppure i passaggi essenziali del discorso musicale, note determinanti a linea melodica nell'opera musicale. E poi, terzo livello, quello diciamo più base, è il contenuto, cioè l'argomento trattato, le informazioni che vengono comunicate, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali. E quindi, cioè, a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. E quindi se qua vi chiedo, ma allora secondo Köhler dove arriva il diritto d'autore? Cioè fin dove arriva a coprire questi tre strati? Tutti e tre, solo il primo, solo il secondo, solo il terzo, solo alcuni di questi. Vi lascio 5 secondi per pensarci, non c'è bisogno che mi rispondete, però fate uno sforzo per provare a vedere, perché se avete capito il ragionamento che ho fatto finora, la risposta è questa, cioè copre la forma esterna e forma interna, ma lascia fuori il contenuto, no? Di questi tre. La forma esterna è chiaramente originale e distingue, è distintiva di un'attività creativa, ma anche la forma interna, perché la forma interna, se vedete, già rappresenta una scelta creativa dell'autore. Tornando all'esempio del manuale di matematica, se io ancora prima di sfogliarlo mi fermo all'indice sommario del libro, probabilmente già vedo le differenze tra quello della scuola media e quello della scuola superiore. Perché gli argomenti sono organizzati e scelti in modo diverso.
ce ne sono di più in quello delle scuole superiori rispetto a quelle delle medie, banalmente, oppure ce ne sono organizzati in modo diverso. Il contenuto però no, il contenuto sarà sempre uguale, perché se io devo spiegare le equazioni di secondo grado, le cose da dire sono sempre quelle e non posso inventarne di diverse, ok? E quindi eccolo qua, in conclusione, tutelata dal diritto d'autore, l'opera dell'ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti. Questo lo tratto da un bel sito che cura un collega avvocato che si chiama diritto d'autore.it, in cui potete trovare tante tante cose su questo tema.